E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Da oggi ragazzi inizio una nuova piccola serie sul canale, ovvero una piccola serie di tutorial sulla redstone, dove mi potete proporre i vostri progetti e io li andrò a ricreare su Minecraft. Come avete letto dal titolo ragazzi, oggi andremo a fare su Minecraft un albero di Natale in redstone, quindi completamente funzionante, ed è quello che state vedendo alle mie spalle. Però c'è una piccola particolarità: questo alberetto che vedete dietro alle spalle è fatto seguendo il tutorial di uno youtuber americano o straniero, non so di preciso dove sia, che si chiama Mumbo Jumbo, se non sbaglio. Penso che molti di voi lo conosceranno. Perfetto, siccome sono io e faccio le cose a modo mio, per me questo alberello è troppo piccolo. E come avete visto dall'introduzione di questo video, oggi andremo a fare questo. Iniziamo subito. DEFCON 1. Perfetto, ed eccoci qui ragazzi. Allora, quindi come vi ho detto nella intro, questo qui è l'alberello secondo Mumbo Jumbo. Come vedete, questo qui è il suo piccolo funzionamento, molto semplice comunque, richiede pochissimi oggetti ed è comunque abbastanza carino. Questo qui è preferibile tipo uno spicchio ancora più piccolo, perché comunque voi potete ridimensionare il vostro albero come volete voi. Infatti, come vedete, quest'albero qui che adesso andremo noi a ricreare è veramente grandissimo. Guardate quant'è, questo qui è tutto il suo funzionamento. È un sistema in redstone molto lineare, come vedete, perché non è altro che un copia e incolla andando dal basso verso l'alto, soltanto che pian piano si va a restringere. Comunque, senza perdere altro tempo, cambiamo mondo e incominciamo con il tutorial. Perfetto ragazzi, eccoci qua in un mondo completamente vuoto con soltanto una piccola base in stone. Allora, qua dentro troviamo ragazzi tutti gli oggetti che ci possono servire. Questi qui sono opzionali, sono soltanto per decorazioni, anche questi qua, poi questo qui vi spiegherò come riceverli, mentre questi qui sono proprio quelli necessari per creare tutto l'albero. Come adesso a breve vedete ragazzi, sta cambiando anche la texture a cui sto lavorando. Come vedete adesso anche la cobblestone è in 3D ed ha anche altri blocchi, come ad esempio le slab, guardate un po', sono totalmente in 3D, ed anche la redstone. Ma adesso vi faccio vedere tutto comunque nel dettaglio. Guardate un pochettino la redstone, che bella. Ancora devo perfezionarla perché comunque sono resource pack vecchie e le sto riadattando all'1.11. scrivetemi sempre qua sotto nei commenti cosa ne pensate, datemi i vostri consigli così la posso migliorare. Cosa facciamo? Allora, questo qui dovrebbe essere il centro e noi lo andiamo a rompere. Qua sotto ragazzi dobbiamo fare noi il nostro piccolo loop in redstone che permette all'albero di accendersi e di spegnersi ogni secondo. È molto semplice, basta prendere un repeater che in questo modo si mette al massimo, andiamo nel lato opposto, ne mettiamo un altro sempre al massimo, quattro pezzettini di redstone e poi questo qua che va verso l'alto in questo modo. Per attivarlo ragazzi basta una torcia in redstone e dobbiamo subito romperla. Come vedete adesso c'è un loop in redstone. Benissimo, adesso ci servono i nostri observer. Basta mettere un observer, dobbiamo piazzarlo ragazzi guardando il basso, in modo che c'è la lucetta rossa che lampeggia verso l'alto, un pezzettino di redstone e continuiamo questa serie di blocchi fin quanto noi vogliamo. Vi ricordo che più ne mettiamo più grande diventa l'albero. Ok ragazzi, come vedete ne ho messi un bel po' e adesso iniziamo subito con la parte principale. Naturalmente ragazzi non dobbiamo mettere noi il blocco qua, perché sennò andiamo ad interrompere il circuito in redstone. Adesso ragazzi, questo qui sarà il nostro primo ramo del nostro albero. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente mettere i blocchi in legno, così. Questi qui sono adesso 10 blocchi. Perfetto ragazzi, questo qui è il primo ramo del nostro albero. Adesso lo andiamo a rifare anche da quest'altro lato e ne facciamo soltanto comunque uno spicchio. Mi ero scordato comunque di prendere le redstone lamp, che erano forse l'oggetto più importante di questo progetto, ma dettagli. Dopo aver preso le redstone lamp ragazzi, dobbiamo soltanto metterle qua in questo modo, come vedete già fanno accendi e spegni. Adesso come funziona tutta la serie di luci? Semplicemente continuiamo noi i nostri rami, dobbiamo soltanto fermarci ragazzi a un blocco dalla redstone lamp precedente, quindi dobbiamo mettere adesso noi questa qui in questo modo. È veramente molto semplice ragazzi, quindi non potete completamente sbagliare. E poi infine dobbiamo mettere di nuovo la redstone. Continuiamo adesso in questo modo per tutta l'altezza dell'albero. Perfetto ragazzi, a questo punto vi accorgerete che andando verso l'alto l'albero
non ha più, diciamo, la sua forma classica, perché si va a restringere troppo. In questo caso, se è appunto un albero molto grande, cosa facciamo? Basta soltanto andare, non so, ad una certa altezza, come ad esempio in questa qui. Mettiamo invece un altro blocco di legno, in modo che quando dobbiamo mettere le redstone lamp ce ne siano due messe una sopra l'altra praticamente. Facciamo così anche per di qua, in questo modo. Perfetto ragazzi, come vedete adesso l'albero ha una forma molto più da albero di Natale, come vedete. Infatti va a salire nel modo giusto. Infine ragazzi, manca la punta. Per fare la punta, invece di mettere qua sopra la resta, dobbiamo mettere un qualsiasi blocco. Va bene anche quello in legno. E attorno andiamo a mettere delle redstone lamp, come vedete. E anche una sopra, che sarà la nostra punta dell'albero. Questo qui ragazzi è completamente lo scheletro dell'albero con tutto il suo funzionamento. Adesso non tocca altro che ricopiarlo per tutti gli altri lati e aggiungere le foglie con tutte poi le decorazioni. Perfetto ragazzi, come adesso vedete la struttura del nostro albero è totalmente completa. Adesso ragazzi non dobbiamo fare altro che aggiungere il tronco principale del nostro albero, e si fa in questo modo semplicemente mettendo i blocchi di legno verso l'alto fin quando non ci blocchiamo qui. Perfetto, adesso ragazzi se volete voi potete fare anche un'altra cosa, ovvero quello di coprire la redstone. È poco utile perché comunque dopo aver messo da tante foglie non si noterà completamente, ma nel caso voi vorreste coprirla basta che fate degli altri rami in questo modo, praticamente così. Li fate per tutto l'albero. Naturalmente se siete in survival sprecherete tantissima legna, quasi il doppio. Io non, sinceramente non ve lo consiglio, perché come detto all'inizio non si andrà completamente a notare. A questo punto ragazzi non dobbiamo fare altro che aggiungere le foglie, e dobbiamo metterle in questo modo più o meno. Come se andiamo a metterle a zig zag. Naturalmente dobbiamo riempire anche l'interno dell'albero, quindi dobbiamo riempirlo completamente tutto. E qua c'è un altro spreco comunque di risorse, perché ci vogliono tantissime foglie. E adesso un piccolo consiglio: prendete la glowstone e andate a metterla in alcuni punti dell'albero. Vi consiglio tipo qua, e andate a metterla più o meno in questo punto, quindi circa 1, 2, 3 blocchi dal centro dell'albero. Questo perché sotto l'albero avremo almeno la luce, quindi se siete in survival e avete i mob attivi non vi spawneranno mob sotto l'albero. Come vedete ragazzi le foglie seguono questo schema, ovvero una al lato e una sopra per ogni rispettiva luce. Quindi queste qui potete utilizzarle voi come bordo e poi l'interno riempirlo. In questo caso prendiamo per esempio questo ramo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere soltanto le foglie all'interno e creare questo motivo a zig zag, come vedete. In questo modo. Guardate ragazzi, le foglie saranno quindi disposte in questo modo. Mentre nelle parti in cui non ci sono i rami dobbiamo metterle adesso in questo modo. Ve lo faccio subito vedere. Praticamente dobbiamo ricopiare quelle sotto, cioè seguiamo quindi il bordo sotto in questo modo. Ed ecco qui ragazzi, abbiamo completato tutta la parte centrale del nostro albero. Voi adesso state vedendo la redstone perché comunque per motivi di tempo non ho riempito tutto l'albero, ma se voi andate a riempire tutto l'albero di foglie, come vedete la redstone non si va completamente a vedere. Quindi adesso dobbiamo soltanto ricopiare questa parte qui in tutti gli altri tre lati rimanenti. Perfetto ragazzi, come già state vedendo ormai l'albero ha quasi la sua forma completa, manca soltanto la punta. Per finire la punta è molto semplice, basta mettere le foglie in questo modo. Quindi semplicemente levare queste qui ai lati e poi mettere queste ultime foglie così. Perfetto. Come vedete abbiamo finito adesso anche la punta del nostro albero. Praticamente l'albero è finito, adesso aspetto a voi decorarlo. Perfetto ragazzi, ho messo tutti i blocchi di vetro e come vedete a mio parere è molto molto carino. Adesso per ottenere ragazzi questi blocchettini piccolini, sono altro delle teste di player, semplicemente dovete fare un comando, ovvero il seguente: slash give il vostro nick, premendo tab completerete la parola che stavate scrivendo, spazio scrivete mine, premete tab così completa craft tank, poi school quindi sarebbe teschio, spazio 1, spazio 3, poi premendo shift e alt dovete premere la parentesi quadrata in modo che vi crea la graffa. Deve avere uno spazio naturalmente fra il 3 e poi dovete scrivere school owner, mi raccomando con la S e la O maiuscola, due punti, spazio, ad esempio prendiamo la mia testa, quindi scriviamo Emerald 96. Premiamo di nuovo Shift Alt e la parentesi quadrata per chiudere e premiamo invio. E come vedete il gioco ci ha dato la nostra testolina di Minecraft. Ci sono comunque diversi siti che racchiudono tutte queste test, quindi anche con il codice completo basta che fate copia e incolla, basta che li cercate su internet, ma comunque ve ne linkerò un paio qua sotto in descrizione. Con questi qui ragazzi noi possiamo cominciare a mettere i nostri regali sotto l'albero. Volendo ragazzi potete anche metterli sopra l'albero, perché a mio parere danno anche un piccolo effetto e aggiungono quei colori e quei dettagli in più, e comunque non danno tanto fastidio. Sì sì, a mio parere ci stanno molto. Veramente un albero bellissimo, e mi sa che lo andrò a ricreare nella mia serie di Minecraft Vanilla.
Quindi ragazzi, questo tutorial finisce qui. Guardate che bello il nostro albero di Natale di notte. È luminosissimo e fa proprio quell'effetto delle luci, veramente bellissimo. Comunque spero tantissimo che questo tutorial vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un pollice in su e un commento. Scrivete qua sotto il prossimo tutorial che vorreste vedere qui sul canale. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.